Alessandra, 23 anni, è la sorella di un ragazzo di 17 affetto da una patologia rara. Quanto questa malattia ha influenzato la tua esistenza? La malattia di mio fratello ha inciso non poco sulla mia vita, anche perché noi abbiamo scoperto nel 2009 di essere partecipi di questo grande mondo che è quello delle malattie rare, perché la malattia che ha mio fratello in realtà è una malattia di tipo genetico ereditaria. Mio fratello, quando abbiamo scoperto la malattia, aveva solo 5 anni e vedevamo che non era una situazione molto graziosa, poiché lui non stava molto bene all'inizio, soffriva molto di dolori di stomaco che sembravano essere cose sconnesse in realtà. Invece abbiamo scoperto da pochi anni che è molto facile che i ragazzi che hanno la stessa malattia soffrono anche loro diciamo, di questi attacchi di mal di pancia e comunque di crampi, diciamo, un poco sparsi per il corpo. Diciamo che alla fine è stato più un combattere giornalmente con diversi problemi. Io ero molto piccola quando tutto è iniziato e quindi ho avuto difficoltà anche io. All'inizio non accettavo in realtà la malattia di mio fratello, era difficile accettarla perché non capivo all'inizio né la malattia né il ruolo che poteva avere all'interno della mia vita, perché in realtà un sibling non è né un genitore né un fratello, è una via di mezzo, perché si prende cura ma allo stesso tempo non si deve sostituire un genitore, perché noi siamo, oltre a essere sibling, siamo anche figli, quindi abbiamo bisogno anche noi di quelle che sono le particolarità che hanno bisogno i figli, delle attenzioni, delle cure. Quanto durante questi anni non hai parlato di te, ti sei messa da parte per dare spazio a tuo fratello e ai suoi problemi, alla sua sofferenza? Diciamo che è stato molto difficile, ho dovuto lavorare molto su di me perché in realtà ho avuto sempre de delle difficoltà anche a socializzare un poco con, diciamo, persone della mia età, perché comunque vigeva nella mia testa il pensiero: loro non possono capirmi, non possono capire quello che io vivo, perché la mia vita è diversa dalla loro. Come descriveresti Alessandra? È come se fossero due persone, una che è più legata a mio fratello e quindi è molto difficile distinguere, diciamo, il ruolo fratello con, diciamo, il ruolo genitore. Dall'altro lato si contrappone quella parte di me che dice: devi uscire fuori, devi, diciamo, uscire gli artigli, perché effettivamente è difficile, diciamo, nel mondo di oggi, cercare di aprirsi una strada. È difficile contrapporre queste due parti, quindi in realtà il filo rosso è quello che collega proprio queste due parti di me. Se dovessi descrivere tuo fratello con poche parole, cosa diresti? Lui è vita proprio pura, cioè non vede la sua malattia come un difetto, non vede la malattia come un danno, ma vive appieno la sua vita.